Gentilissimi, bentrovati dopo la pausa del fine settimana. In questa prima seduta di lunedì 16 gennaio sono ancora gli acquisti a prevalere sulle borse europee. Sembra che l'effetto del dato sull'inflazione statunitense, scesa sui minimi di ottobre 2021, abbia portato benefici soprattutto in fase di apertura. Ora però si attende il dato sull'inflazione in area euro che verrà reso noto a fine settimana. FTSE MIB si avvia in grande spolvero in area 25.730 e subito dopo subisce un calo. Il trend gradualmente rialzista iniziato alle ore 10 lo riporta sui livelli ottimi di apertura 25.900 con un più 0,45% circa. Più frenetico, come vediamo, l'andamento del DAX che mette a segno un discreto più 0,30% terminando poco sotto ai 15.150. Mentre sono in corso le trimestrali a Wall Street, gli indici Dow Jones e Nasdaq stanno avanzando di qualche decimo di punto, a ridosso del mezzo punto percentuale. Attualmente il tecnologico Nasdaq è in vantaggio a più 0,70% circa. A brillare più di tutti a Piazza Affari e Banco BPM, oltre il più 4%, unico bancario tra i migliori di giornata. Si tratta del terzo rialzo consecutivo. Telecom Italia sale notevolmente nel giorno in cui si sarebbe dimesso un consigliere ed anche un CEO di Vivendi. Saipem guadagna oltre il 2% nonostante la discesa del greggio. Si segnalano poi anche due titoli appartenenti al comparto sanitario, tali Diasorin e Amplifon. Entrambi chiudono con un progresso vicino al più 2. Si arresta invece la corsa di Iveco, titolo che, lo ricordiamo, era reduce da un rally cominciato ad inizio anno. Come nel caso di Era, il ribasso supera il meno 1. Il settore bancario è stato contrastato, lo dimostra per esempio Banca Generali che ha perso lo 0,87%. Simile passivo di Tenaris, mentre, come dicevamo poco fa, anche il greggio sta scendendo. Nello stesso comparto giù anche Eni. Ritorniamo al comparto valutario. Come ultima nota, euro-dollaro rimane stabile a 1,08, come anche l'euro sterlina quota 0,88, riportandosi poco sopra alla parità. In recupero l'euro-yen che finalmente riconquista 139 a più 0,50% circa. Ed ora la parola al trader Pietro Riglia per la sua analisi grafica e qualche consiglio operativo. Ospite delle interviste di TraderLink di oggi, Pietro Riglia, trader indipendente ed ideatore del blog Un occhio sui mercati azionari. Daremo con lui uno sguardo, come sempre, all'apertura dei mercati all'inizio della settimana. A te la parola. Ciao Rossana, buon inizio di settimana a tutti. È un inizio di settimana ancora all'insegna degli acquisti. Lo possiamo appunto vedere da come sullo sfondo il nostro grafico ci sta dicendo, perché dopo aver chiuso la seconda settimana del 2023 di gennaio all'insegna degli acquisti, anche la terza settimana inizia all'insegna appunto della positività. Ricordo che la prima ottava di gennaio oltre il 6% di rialzo, la seconda settimana oltre il 2,20%, prezzi del nostro FTSE MIB che si riportano praticamente sui top che abbiamo toccato nel mese di febbraio. In questa prima parte di giornata siamo andati anche a chiudere un gap ribassista lasciato aperto il 24 di febbraio, area 25.917 punti. Ormai gli indicatori di breve sono in fase di forte eccesso, è normale, credo anche giusta, una veloce correzione per rifargli osteggiare il mercato, scaricare gli eccessi prima di una nuova ripartenza. E al ribasso, eventuali correzioni fin verso area 24.800-24.850 ex top di novembre non cambierebbero l'avvio rialzista. Cosa scontano i mercati? I mercati stanno scontando una politica monetaria, quella riguardante i tassi di interesse da parte delle banche centrali meno aggressiva rispetto a quello che ci hanno detto appunto i banchieri centrali nel mese di dicembre, e questo arriva da un'inflazione che oltreoceano è scesa sui minimi dell'ottobre del 2021. Andiamo quindi a vedere in questo contesto, nonostante dicevamo titoli abbastanza tirati, quali potrebbero essere quei titoli che in caso di correzione potrebbero risultare interessanti. Partiamo dai titoli legati alle blue chip 40. Ancora una volta abbiamo il titolo UniCredit, perché il titolo è impostato al rialzo, la scorsa ottava ha cercato di correggere leggermente, una leggera correzione. Oggi
oggi i prezzi si riportano in direzione dei top di periodo, l'area dei 14,75 e 14,80. Una chiusura sopra questi livelli, quindi un uncino al rialzo da parte del titolo, aprirebbe la strada a questo punto, senza se e senza ma, ad un ritorno sui top del 2022 posti sulla soglia dei 16 euro. Poi si prosegue con le mid cap, con il titolo Saras, anche qui petrolio in gran forma e perché recupera alcune posizioni, settore quindi in ripresa. Il titolo Saras durante la scorsa ottava va a superare i top del mese di novembre, l'area degli 1,32, 1,33, eventuali correzioni verso questi livelli verrebbero prese sotto osservazione e considerate delle buy opportunity con ritorni sui top di periodo, top del 2022, l'area di 1,50. Ed infine si rimane sempre tra le mid cap, perché qui abbiamo settore shipping, settore navale che ha corso tantissimo nel 2022 grazie alle risalite dei prezzi dei noli. Il titolo è D'Amico, credo che la fase correttiva che è partita dagli 0,42 e ha portato i prezzi nella 0,35 si sia esaurita e la conferma dei prezzi sopra questa trendline ribassista che parte appunto dai top del 2022 e transita in area 0,38 possa essere anticipatrice di nuovi allunghi che potrebbero appunto riportarci sui top di periodo, i top del mese di dicembre, oltre i quali si aprirebbero la strada anche fin verso i 0,45. Prima di concludere ti ricordo che questa settimana il market mover dell'ottava, l'inflazione che arriva dall'Europa, oltre alle trimestrali che sono partite venerdì oltreoceano, quindi banco di prova per testare e tastare la situazione dell'economia a stelle e strisce. Ottimo come sempre Pietro, io ti ringrazio per la panoramica e per tutte le informazioni, rimando con te l'appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio come sempre Rossana e Pietro, grazie a voi per essere stati con noi, terminiamo così l'appuntamento di oggi, arrivederci a domani, una buona serata.